Sul tuo viso ho visto tutto il male del mondo. Queste sono le parole di Paola Defendi, madre di Giulio Regeni, giunta in Egitto per conseguire un dottorato presso l'Università di Cambridge. Scompare al Cairo il 25 gennaio del 2016 e viene poi ritrovato morto il 3 febbraio dello stesso anno. Sono passati 5 anni dalla sua morte e le autorità egiziane non hanno ancora rivelato i nomi dei responsabili. 8 febbraio del 2020 il regime autoritario egiziano arresta e tortura l'attivista e ricercatore egiziano Patrick Zaki. Patrick è uno studente dell'Università di Bologna, collabora con un'associazione per i diritti umani e l'8 febbraio del 2020 torna in Egitto per rivedere la sua famiglia. In aeroporto viene arrestato con l'accusa di aver pubblicato su Facebook 10 post in difesa dei diritti umani. Come Giulio, Zaki è stato arrestato perché le sue idee infastidivano il governo. In un'intervista all'agenzia DIRE, Patrick Zaki disse: "Ci battiamo per i nostri attivisti, ma anche per Giulio Regeni". I diritti umani sono i diritti che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano. Sono sanciti dall'unica carta riconosciuta in tutto il mondo ma che non ha nessun valore giuridico, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, fortemente voluta dalla First Lady americana Eleanor Roosevelt e dagli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che videro l'orrore dei campi di sterminio nazisti. A distanza di 76 anni, in tutto il mondo sono ancora presenti i campi di detenzione, come i lager libici e i campi uiguri in Cina, dove la popolazione musulmana dello Xinjiang viene detenuta illegalmente e subisce violenze e torture. L'Italia è stata condannata 2 volte dalla Corte europea dei diritti umani per aver violato l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. La violazione riguarda i degradanti trattamenti che i detenuti subiscono a causa del sovraffollamento delle carceri italiane. Essere una donna vuol dire vedere ogni giorno i propri diritti ignorati e negati. In molti paesi del mondo, come il Kazakistan, la violenza domestica non è considerata un reato. Spesso le donne non sono libere di decidere riguardo al proprio corpo. In molti paesi l'aborto non è ancora stato legalizzato, mentre in Italia è stato legalizzato grazie alla legge 194 del 78, ma 5 regioni ne hanno limitato l'accesso, vietando l'aborto farmacologico. In molti stati le persone non sono libere di amare chi vogliono e di cambiare il loro sesso per sentirsi loro stesse. Solo 29 paesi riconoscono matrimoni tra persone dello stesso sesso. L'Unione Europea si è dichiarata zona di libertà per le persone LGBTQI, mentre in Italia si continua ad inviare la calendarizzazione del DDL Zan contro l'omotransfobia. Il movimento Friday for Future ha visto migliaia di giovani di tutto il mondo manifestare a sostegno di un ambiente più sano e un futuro migliore. In Amazzonia le deforestazioni stanno devastando l'ecosistema e rendendo disabitative le zone per i nativi. Nel 2020 sono stati uccisi 331 attivisti ambientali, un terzo erano indigeni. In tutto il mondo la strada per il pieno rispetto dei diritti umani è ancora lunga. Allora come possiamo difendere i diritti umani? Come disse Eleonora Roosevelt, i diritti dell'uomo iniziano nei luoghi più piccoli, quelli che rappresentano il mondo del singolo individuo, il quartiere, la scuola, la fabbrica, la fattoria o l'ufficio dove lavora. Se questi diritti hanno poco valore in questi luoghi, essi ne avranno poco anche altrove. Senza cittadini desiderosi di sostenere questi diritti, continueremo a progredire su scala mondiale invano.